Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Rogue Spirit e per questo gioco ringrazio 505 Games, il publisher italiano, che mi ha permesso di portarvelo in video. Mi hanno anche segnalato che questo gioco è in Early Access, ma con la versione 0.95 sono state aggiunte una marea di cose, tra cui una nuova gestione delle skill, 60 quest, insomma tantissime cose nuove, e il gioco uscirà nel corso di quest'anno, ma è già piuttosto completo e soprattutto in italiano. È un roguelike ed è un roguelike abbastanza originale, nel senso che prenderemo possesso in qualità di spiriti, perché ci troviamo in una realtà dove il mondo degli spiriti e il mondo umano si sono fusi insieme e stanno arrivando le orde demoniache, e lì entriamo in gioco noi. All'inizio del gioco veniamo evocati, possiamo prendere possesso dei nemici che sconfiggiamo, e ogni nemico vanta delle proprie, abilità e stili di combattimento. Ci saranno più di 20 modelli diversi di personaggi da interpretare. Ci saranno 10 livelli generati proceduralmente nel corso di tutta l'avventura in 5 biomi diversi. Tantissime cose vengono generate appunto a caso, ma andiamo a provarlo. Il gioco si divide principalmente tre parametri, come li vedete lì in mezzo. C'è la vita, che è il cuore, l'attacco normale e l'attacco pesante. In questo caso io lo sto giocando col pad perché l'ho giocato con la tastiera, anche se in realtà mi dovrei trovare meglio con il pad. In sintesi, noi iniziamo da questo punto e abbiamo un corpo da poter prendere. Ogni volta che noi moriremo, ripartiremo da qui. Potremo andare a parlare con le persone e andando volta per volta, vedete, col tasto sinistro posso uscire dallo spirito, dal corpo, e poi riprenderne possesso. Posso parlare con le varie persone e vedete che durante le nostre avventure accumuleremo diverse valute di gioco, e in questo caso vedete che ne ho due, e a 15 ad esempio posso prendere la possibilità di avere un corpo elite come corpo iniziale. Questo invece aumenta il numero di corpi disponibili all'inizio di ogni viaggio, ne avremo due anziché uno, quindi potremo scegliere. Essenze, conserva una selezione casuale delle tue essenze dopo la morte, e così via. E andando avanti ce ne sono tante altre da sbloccare. Questo è uno, poi questa è l'oasi iniziale da cui si comincia. Qua un'altra valuta dove si vanno a spendere queste monete con quel quadrato centrale che va a potenziare fisicamente il nostro personaggio, quindi i punti massimi, i danni critici, la possibilità di colpo critico in percentuale, e il fuoco durante uno scatto e così via. Vedete che abbiamo lo scatto, abbiamo l'attacco e l'attacco pesante e la parata, tutto sul pad. Poi qua abbiamo il menu con, vedete, tutti i parametri principali, quindi attacco primario e attacco secondario. Non è l'attacco forte, l'attacco normale, ma è il primario e secondario, lo chiama così. La percentuale di danni critici e così via. Andando avanti avremo anche le essenze. Le abilità le apprendiamo man mano. Qua abbiamo le varie quest che troveremo nel corso dell'avventura, sono tante. Ci saranno anche, c'è un codex dove ci spiega tutto, e poi le opzioni. La cosa interessante, qua possiamo testare il combattimento, e di là invece si comincia l'avventura. Anzi, tra l'altro, di là, in quel portone. Tra l'altro qua invece abbiamo una gestione dei famigli, cioè potremmo avere un famiglio, ma al momento non ce l'abbiamo ancora. In partita verranno generate anche delle sfide. Io sono stato stupido, ho accettato una sfida, e questa sfida era combatti questi nemici, e però il danno che fai lo fai soltanto quando pari un colpo. E il mondo, sono rimasto lì ovviamente, ma il mondo si è limitato, cioè non potevo uscire da una determinata area, e sono morto molto male. Va bene, andiamo e proviamo. Passo del girasole, un piccolo villaggio. Ok, siamo qui. Graficamente carino, è in shader, credo si dica così. Non si può saltare, c'è questo scatto, e poi si va a combattere con le parate. Ok, in questo caso
vedete, posso prendere possesso di questo corpo o anche di questo. E ci dà la differenza. Abbiamo 20 secondi ancora per decidere qua, meno vita, più colpo o no. E proviamo, questo non mi piace tanto perché attacca con l'arco, ma proviamo. Vedete, io adesso divento così e posso attaccare con l'arco. C'è un tasto anche per targettare i nemici. Allora, abbiamo la mappa. Sì, l'aggancio del nemico, vedete che è quello che è RS, tenendo premuto. Vedete che me lo targetta e poi spara. È utile fin quando... c'è una monetina di quelle che ci interessano. Man mano che poi andremo avanti troveremo delle zone in cui potremo sbloccare anche le abilità. Adesso me la sto cavicchiando, ma... Ok, abbiamo l'ultimo. Mannaggia, me la sto cavando proprio male, eh. Gli acceri mi stanno creando parecchi problemi in questo gioco. Allora, possiamo prendere possesso di questo, di questo... Questo qua mi piace di più. Scusate, ho sbagliato. Ok, e mi piace di più. In realtà questo sarebbe molto meglio. E questo? No, peggio. Questo qui attacca praticamente con questi due coltelli e fa anche questo attacco. Bene. Ok. Qui no, peggio. Poi ci sono oggetti nascosti. Li vedete lì in basso a destra, cioè sul lato destro, no? I segreti trovati. E questi invece li dobbiamo attaccare per... prendere delle abilità che possiamo scegliere, o in questo caso non so se è un'abilità, no, è solo un aumento della stat, punti massimi 10%, danno secondario e attacco a distanza. Io prendo più vita e abbiamo aumentato la vita. Ovviamente non ci siamo curati, perché per curarci dovremmo trovare nella mappa dei globi che cadono in genere quando uccidiamo i nemici. Allora, in quel caso non saprei dirvi se è meglio con la tastiera o con il pad, ma... abbiamo preso un altro coso, ok. Fatto sta che io non sto proprio benissimo. Ok. E lì ce ne sono tanti, eh. Poi io non sono molto bravo a giocare col pad, ecco, c'è anche da dire quello. C'è abilità da prendere. Io li odio, quelli che attaccano a distanza. Ok, fortunatamente muoiono subito. E fortunatamente in questa partita me la sto cavicchiando, anche se in realtà sto per morire. Spero venga a prendermi, perché sono messo proprio male. Ok. Sto prendendo anche monete, quindi non sto andando proprio male. Ottieni spirito, vediamo un po'. Ok. Aggressore. Ok, qua il tutorial ci sta ancora spiegando. Vedete, questa qua è un'abilità molto bella. L'avevo con un personaggio. Attiravo a me con una catena. Invece adesso... Oh no, no, no. Ho preso proprio un altro spirito. Quindi ho quell'abilità lì adesso. Ok, è uno spirito dentro lì. Il problema è che sono un po' scassino. Adesso lei. E sono morto come un bambù. Torno al monastero. Vediamo se abbiamo accumulato un po' di monete, se ce l'ha tenuta e soprattutto. Prendo questo. E per forza non ne posso fare altrimenti. E quello di prima, più o meno. Uno spirito è quello. Vediamo un attimo se abbiamo da spendere qualche cosa. 6, no. No, le monetine qualcosina abbiamo preso, mi pare, però mi sa che non... queste non le abbiamo tenute. No, infatti si vedono anche lì in basso a destra. Il fatto di diventare spiriti non ho ancora capito cosa serve, probabilmente a qualche puzzle ambientale. Ah, qua vendono delle altre abilità, questo non ve l'avevo fatto vedere prima. Mentre invece sulla destra, in basso a destra, compariranno le skill da usare, man mano poi le scopriremo nel corso dell'avventura. Ovvio, non innova il genere, perché può essere visto anche come Hades, come anche altri giochi di questo tipo. Ho qualche problemino nel targettare i nemici. Adesso vi darò il verdetto mio, passando alla tastiera.
Vediamo come mi trovo meglio. Allora, non voglio però fare l'arciere io. Non mi piace in sto gioco, però. Però, magari me la cavo meglio. Allora, con la C si targhetta, così ve li faccio vedere giocati tutti e due. Sì, per il movimento dell'abilità è sicuramente meglio. Ok. Me la sono cavata proprio al pelo. Attiva potere del gelo. Ok. Abbiamo il potere del gelo adesso. Non so se a tempo. Ma andiamo avanti. Non abbiamo tantissima vita. Abbiamo 61, ne avevamo 99 col personaggio precedente. Ma va bene. Che spettacolo! L'ha ghiacciato. Però è finito. Mamma mia, sono tanti qua, eh. Spero non ci sia un acere tra loro. Ok, questo era molto forte, ho visto, sì. Vediamo che abilità. Oh, bella. Però mi piacerebbe tanto curarmi. Lì in mezzo c'è qualcosa da prendere. No, devo. Seleziona. Ok, possiamo scegliere. Incremento danni elementali. No, facciamo. Voglio punti vita massimi. Però sono quasi morto. Il problema è sempre quello. Ce ne sono due là. Non riesco ad andare molto oltre a quello che già sto andando. Ok, molto bene. Seleziono. Allora, abilità passiva. 20% di possibilità di generare un effetto fuoco durante lo scatto. Molto interessante. Passiva. Dopo aver usato con successo un'abilità che infligge danni, ma non ho abilità. Aumenta la statistica di colpo critico 23 secondi dopo una parata perfetta. No, non lo so fare, quindi attivo questo. Quindi ogni volta che facciamo questo. Lo scatto c'è il 20% di generare del fuoco, credo. Il problema è che non ci curiamo e non riesco a capire. Fammi un po' demolire un po' tutto, un po' alla Dark Souls. Mappa? Sì, stiamo andando discretamente, anche se la vita ormai è finita. Là ci sono due nemici, vediamo se riusciamo a evitarli. E lì ce n'è uno tutto rosso. Perché ce n'è uno tutto rosso? Ok. Adesso abbiamo ben 60 monete, eh. Queste monete non ce le. Mi sa che ce le portiamo via solo se le portiamo fuori dal livello, eh. Ho paura di questo. Non funziona sempre l'attaccare per primi. Bisogna anche parare. E la parata qua avviene con il tasto Shift. È un parry, quindi va fatto a tempo. Vedete che lo spirito adesso è piuttosto consumato perché siamo quasi morti. Danni fisici si riducono al 6%, danni primari 20%. Se ci sto, voglio prendere questo corpo qua. Abbiamo recuperato un po' di vita, giustamente si recupera la vita cambiando il corpo. Sì, questo in effetti me l'avevano detto nel tutorial. Anyway, comunque, andiamo via. Adesso sono morto di nuovo. Vediamo se riesco questo. Ho preso un po' di vita. Però devo targettare lui. Ok. Sì, non colpisce sempre. Sì, va bene. Tempo di gioco 3 minuti e 54. Elite 0, nemici uccisi 20 su 31. Torna al monastero dimenticato. Andiamo di male in peggio. Il gioco, come ho detto. È in early access, uscirà nel corso di quest'anno. Nel momento in cui sto registrando ha un 40% di sconto e costa 11,99 euro. Mentre lo vedrete probabilmente dopo la fine degli sconti, lo trovate a 19,99 come prezzo suo. È interessante perché se avete amato giochi come Hades, Blight, non mi ricordo come si chiama, che avevo portato tempo fa, è assolutamente ottimo. Perché comunque vi piace anche questo. La grafica è gradevole. Poi il motivo per cui indossino tutte queste maschere con uno scontrino davanti non lo so, ma è probabilmente cultura giapponese, perché è tutto ambientato in
quel mondo lì. Non so dirvi onestamente se sia meglio col pad o con la tastiera, forse il pad. Per il fatto che si prende dimestichezza, ok, non si attacca coi grilletti, però è forse un pelino più comodo. Questo è meglio in tutto, quindi... Oh, scusate che prendo anche questo. Seleziono. Danni critici 10%. I danni dell'abilità... No, critici. Voglio farvi vedere almeno un'abilità. Dovrebbe essere quella lì. C'è un po' troppa gente qua. Scusate. Ok. Basso, basso, basso. Vediamo qua. Avvia. Ah no, questa non è un'abilità. Questa è una sfida. Allora, questo teletrasporto al giocatore a spalle del nemico selezionato. Prendo. E vedete, con LB ho l'abilità. E non ho il bersaglio. Mentre la sfida, possiamo accettare la sfida. Sconfiggi un numero specifico di nemici. Infliggi danni solo parando gli attacchi dei nemici. No, mi dispiace, perché non voglio... Ma sì, dai, ve lo voglio far vedere lo stesso. Vedete che l'area si è circoscritta. E quando attaccano e io mi difendo, li uccidevo istantaneamente, ma come vi ho detto, non è andata come doveva andare. Va bene, riprendiamo questo e ce ne andiamo di nuovo. Abbiamo 11 di quei cristalli, quindi non me ne posso... proprio prendere altro. Anche uno scatto abbastanza ridicolo, questo uomo Wolverine. I famigli non so ancora cosa siano, comunque andiamo. Sì, probabilmente lo spirito lo usi per correre più rapidamente all'interno del mondo, infatti ci si muove così e poi lo si riprende. Oh, è cambiata ancora l'ambientazione. Questo è il tipico villaggio. Questo è proprio un bel attacco pesante. Allora, questo ha più vita. Quindi lo prendo. 61, no. L'altro. Abilità. Boom. Ok. Allora andiamo a sistemare anche questo. Va preso con, ovviamente con estrema calma. E non allo sbaraglio come lo sto facendo io. Vediamo un po', questo ha più vita, 2% in più, quindi se io lo prendo ho 63 di vita invece di 62. Là c'è qualcuno e c'è anche un'abilità. Soldi. Allora, attacco alle spalle esplosive. Nemici uccisi con un attacco alle spalle esplodono. Non prendere gli oggetti distruttivi e genera due frecce di fuoco lanciate in direzione casuale. No. Aumenta la statistica e possibilità di colpo critico. No, mi piace questo. Li colpisco alle spalle. Non so come colpirle alle spalle perché mi vedono arrivare. Ma può essere interessante. Vediamo un po'. Ecco, questa mi vede. Quello lì devo riuscire a colpirlo. Zitto, zitto, alle spalle. Vediamo se funziona. Alle spalle è inteso così. È inteso così. Eccolo lì. Eccolo lì. Arriva. Mi muovo. Alle spalle. Alle spalle. E lo colpisco. No, probabilmente non ce la faccio. Vabbè. Là abbiamo un'altra sfida. What's up? Ok, vediamo un po'. Avvia la sfida. No, non la voglio sta sfida. Sempre questa c'è. Ok. Allora, prendiamo questo. No, sbaglio tasto. Questo. Questo ha qualcosa con il gelo. C'è qualcosa qui? Sono forte adesso. Lì c'è uno spirito da prendere, ma... Sì, poi i nemici non vanno neanche giù troppo difficile
un paio di colpi e... Allora, ottieni spirito, mi dice che spirito hai, io lo prendo. Va bene. Quello fai? Ci avete un po' scartavetato però, eh? Ok, abbiamo 16, dovremmo riuscire a comprare un'abilità. Un'abilità o qualcosa comunque da... dal venditore di prima. Là c'è un viola che potrebbe essere un nemico importante. Infatti questo è un mezzo boss che mi uccide. E torno al monastero di nuovo. È difficile, eh? È difficile e non è banale. Allora, con 15 possiamo prendere... Sblocca la possibilità di avere un colpo elite come colpo iniziale. Sarebbe una possibilità su 5. Ma no. No. No, 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 no. Ok. No. Allora, vediamo un po' se c'è qualcos'altro che possiamo prendere di qua. Con 15 niente. Perché qua poi ci sono da sbloccare, da ricercare in pratica. Uccidere un demone maggiore al villaggio di Giada mi dà un progetto, insomma. Quindi compio la missione, sblocco l'abilità e me la compro. Diciamo che questa non sarebbe male come possibilità, però andrebbe sfruttata bene, dai, potrei comprarla. Praticamente ho... Ah no, aspetta, non è solo questo. Aumenta lo spirito massimo, estrai di nuovo le essenze, ottieni l'opportunità per estrarre nuovamente le essenze disponibili al pietro dell'essenza. No, no, mi piace, dai, gli dà un po' anche di non so che, di gioco d'azzardo questo. Praticamente 20% di possibilità di trovare all'interno un corpo elite, quindi un corpo viola. Io adesso ne provo ancora una run. Ovviamente dovete calcolare che questo è per 10 livelli, però vi potenziate ogni volta della classica meccanica dei roguelike, insomma, quindi non saremo a livello punitivi di un Souls, però comunque bisogna impegnarsi. Oh, vedo già due cose interessanti lì. È forse un po' scomodo il targeting dei nemici. Questo più vita. Vediamo un po' che abilità ha questo come attacco secondario. Bello! Figo! Lo tiene fermo. Danni subiti nel 4%, ci sto. Questo cos'è? Esplosione? Ok, abbiamo un'abilità. LB. Questa. Adesso usiamo l'attacco secondario. Ok. Bello LB. Tu e le tue frecce. Sono già praticamente morto. No, no, dai. LB non... Devo targettare qualcuno perché... Me lo prende. Stanno arrivando tutti, 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 tutti. Allora, LB. Ma che cacchio? Cambia spirito. Ok, non è ancora per elite questo, c'è andata male. Abbiamo solo il 20%, quindi una possibilità su 5 di trovarlo, ma va bene, dai. Sì. Facciamone una ancora. Sì, comunque pad. Consigliato pad. Assolutamente pad. Nient'altro che pad. Inizio a odiare questo villaggio. Ovviamente, come vedete, abbiamo perso abilità, abbiamo perso tutto, eh. Cosa volevi fare? Questo no, questo sì. Queste mi sono sulle palle. Ma
perché non lo prende questo? Perché devo scappare da le frecce. Non mi piace. No, veramente, la cera non ce la faccio. Granata magnetica. Ok, LV, potrebbe essere interessante. Però voglio tornare a un qualcosa melee. Tipo questo. Ma questo qua però è consumato. No, vabbè. Oddio, fammi vedere. No, ma si dissolvono dopo qualche secondo i corpi. Quindi non è che posso star lì a... Vediamo, attacco, questo ce l'ha così. Adesso questa la tiro qui. Ed è esploso. Va bene. Va bene, ragazzi. Allora, interessante. Beh, questo qua era Rogue Spirit. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Non è assolutamente male. Per gli appassionati di roguelike, graficamente carino, una buona musica, un buon sonoro e ovviamente tante morti come avete visto in questo video. Il senso di progressione, vabbè, c'è, ma è quello classico e randomico che abbiamo già visto anche in altri titoli. Qua siamo in, diciamo, ambientazione giapponese orientale con il mondo degli spiriti, da cui comunque possiamo poi in ogni caso uscire e andare. Adesso LLT, vedete, possiamo muoverci in qualsiasi momento, poi tornare, mentre invece uccidendo i nemici ne prendiamo possesso. Fino adesso non ho visto una grandissima varietà di nemici, ma saranno più o meno una ventina. Le ambientazioni saranno diverse, come ho detto 10 livelli da affrontare e i biomi diversi sono 5, quindi senz'altro si farà interessante andando avanti. 19,99 il prezzo intero, scontato lo trovate adesso con i saldi Steam a 11,99, bel prezzo sia uno che l'altro, se uno è appassionato come ha preso Hades prende anche questo. Quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, ciao ciao.